Benedetta Rossi cede oltre metà delle quote aziendali a Mondadori per 6,9 milioni di euro. La celebre food blogger italiana, Benedetta Rossi, ha concluso un importante accordo con Mondadori, segnando un punto di svolta significativo nella sua carriera. Lei e il marito Marco Gentili, protagonisti del programma Fatto in casa per voi, hanno ceduto il 51% delle quote della loro azienda a uno dei più grandi nomi dell'editoria italiana, Mondadori. Vediamo i dettagli di questo accordo da 6,9 milioni di euro e i motivi dietro tale decisione strategica. Dettagli dell'accordo di cessione: Benedetta Rossi vende il 51% delle sue quote aziendali. Attraverso un comunicato stampa, Benedetta Rossi e Marco Gentili hanno annunciato la cessione del 51% del capitale sociale della loro azienda Weimea a Mondadori. Weimea è la società che detiene tutti i diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico dell'immagine di Benedetta Rossi e Marco Gentili. Questa operazione ha raggiunto una cifra significativa di 6,9 milioni di euro. L'operazione riflette un valore d'impresa, enterprise value, su base cash debt free di 13,5 milioni di euro. Mondadori ha reso noto l'accordo attraverso un post ufficiale. Comunicazione ufficiale di Mondadori. Il comunicato di Mondadori specifica: l'operazione prevede l'iniziale acquisizione da parte di Mondadori del 51% del capitale sociale di Weimea, i cui ricavi ed EBIT da 2023 ammontano rispettivamente a 4,5 milioni di euro e 2,7 milioni di euro. Il prezzo, corrisposto interamente per cassa al closing, è di 6,9 milioni di euro. Ragioni alla base dell'accordo con Mondadori. Secondo quanto annunciato, il gruppo Mondadori ha intenzione di creare un player multimediale leader nel settore food cooking, combinando le attività digitali e tradizionali legate a Fatto in casa da Benedetta e Giallo Zafferano. L'accordo prevede una componente variabile stimata in un importo non superiore a 3,2 milioni di euro, basata sui risultati del biennio 2023-2024 e dell'esercizio 2026. Mantenimento della gestione aziendale. Nonostante la cessione, Benedetta Rossi e Marco Gentili rimarranno amministratori della società, mantenendo piena autonomia nella gestione dell'attività. Benedetta Rossi ha espresso la sua soddisfazione per l'accordo, evidenziando l'importante esperienza digitale di Mondadori nel settore food. Ha dichiarato: vista anche l'importante esperienza digitale di Mondadori in ambito food, quando con Marco abbiamo preso la decisione di rafforzare la nostra struttura per consolidare quanto raggiunto finora e porre le basi per un'ulteriore fase di sviluppo, è venuto naturale pensare al gruppo Mondadori quale miglior partner industriale e strategico.